Bene, buongiorno a tutti. Un paio di minuti che entrano ancora altri. Nel frattempo, intanto vi ringraziamo di essere presenti perché ci rendiamo conto che state prendendo la vostra pausa pranzo e avete deciso di condividerla con noi a parlare di brevetti e quali informazioni si possono ottenere dai brevetti. Quindi speriamo vivamente di essere all'altezza delle vostre aspettative o quantomeno di quel panino mancato che sarete costretti a mangiare un po' in ritardo. Qui con noi oggi c'è il dottor Domenico Golzio. Il dottor Golzio ha una laurea in fisica dall'Università di Torino. Ha lavorato prima nel settore privato, nelle telecom e nell'industria aerospaziale e automobilistica. E dal 1990 fa parte dell'EPO, prima come ricercatore ed esaminatore nella sezione di Information Technology e poi nelle diverse attività come coordinatore dell'International Relationship e direttore del cluster Electricity and Semiconductor. È stato il promotore del rinnovamento dei motori di ricerca quali Spacenet, quindi se lo usate, l'attuale configurazione è anche merito di Domenico, ed è oggi direttore di un'unità all'interno dell'ufficio del Chief Technology and Information Office. Con questo, prima di lasciare la parola a Domenico, vorrei che partecipaste a un piccolo questionario giusto per vedere quanto conoscete la proprietà industriale. Vi condivido lo schermo, è un mentimeter, quindi giù la forchetta, giù il panino e prendete in mano il vostro cellulare o aprite un'altra pagina sul vostro browser. Ecco. E partiamo con la prima domanda. Allora, l'importante è andare, vedete qui sopra, dovete andare al sito menti.com e scusate se riuscissi a tirare giù la barra ecco qua, e inserire il codice che vi leggo perché immagino che dal vostro computer, se siete come me, un font 5 non sia molto visibile. E il numero da inserire è 69167287. E la prima domanda che troverete è: What is a patent for an invention? Cos'è un brevetto per invenzione? Ok. Bene, arrivano le prime risposte. Protection, licenza, un permesso, un'autorizzazione. Scopriremo alla fine quanti di queste indicazioni che avete messo sono corrette o semicorrette. Ma vediamo se ne arriva qualche altra. Ok, grazie a tutti intanto per aver risposto. Ok, passiamo alla prossima domanda. Why would you patent? Per quale ragione vorreste brevettare? E le possibili scelte per divulgare un'invenzione, per proteggerla, per trovare mezzi con cui per collaborare con altri, per trovare supporto finanziario e per escludere altri dal proprio business. Stanno arrivando le risposte. Ecco. Vediamo se qualcun altro vuole rispondere. Diciamo che per proteggere l'invenzione va per la maggiore. Ottima scelta, direi. Ok, pronti con la prossima. Quali sono i requisiti per brevettare un'invenzione?
novità, passo inventivo, applicazione industriale o riuscire a farla, sufficiente descrizione. Novelty e all of the above si stanno contendendo il campo. Beh, 7 risposte solo, dai, qualcun altro. Non ci sono altre risposte? Ok, vince tutti i requisiti indicati in questa slide ed è effettivamente corretto. E ultima, cos'è una invenzione brevettata o brevettabile? Qualcosa che può darti soldi, un'innovazione, una soluzione nuova a un problema tecnico, un'idea che non può essere necessariamente creata, è una scoperta scientifica o una teoria matematica. Ok, abbiamo una predominanza per la risposta una soluzione nuova a un problema tecnico. Vediamo se qualcun altro vuole partecipare. Un'ultima risposta. Ok, va bene. Allora, grazie intanto per aver partecipato. Domenico ci illustrerà ora quale di queste risposte sono corrette e in che maniera le invenzioni sono brevettabili. A te la parola, Domenico. Ok, grazie Samuela, benvenuti, grazie per l'invito per fare questa presentazione. Interessanti le risposte che avete dato, io cercherò di lavorarle un pochettino di più. So che comunque nelle vostre università avete dei corsi specializzati sull'intellectual property, sui brevetti, comunque è bene fare una piccola ricapitolazione, non impiegherò troppo tempo su questo, ma è bene fare un piccolo refresh. Beh, intanto è interessante presentare il brevetto come un contratto tra l'inventore e lo Stato. Tra parentesi, le slide saranno tutte in inglese, io cercherò di parlare italiano e poi in ogni caso le slide verranno messe a disposizione dopo la presentazione, quindi potete rivedere alcune cose anche in dettaglio. Comunque, niente, tornando a noi, il brevetto è un contratto tra l'inventore e lo Stato. Chiaramente sappiamo qual è la funzione, tutti sanno qual è la funzione di questo contratto, soprattutto dalla parte dell'inventore, perché si ottiene protezione, come avete giustamente scritto, si fa sì che altri non possano usare, vendere, importare la propria invenzione. L'idea è di recuperare gli investimenti, il lavoro che voi avete fatto per arrivare alla vostra invenzione, per conquistare e proteggere il vostro mercato, eccetera, cioè tutte quelle cose. Ma c'è un aspetto che forse spesso si dimentica ed è una cosa che vedremo in molti dettagli nel corso di questa presentazione, è il fatto che lo Stato in cambio è un contratto, quindi dare e avere, in contratto, in cambio pubblica le informazioni tecniche che riguardano l'invenzione. Questo permette di distribuire la conoscenza tecnologica, evitare di duplicare le invenzioni e promuovere in generale l'innovazione. Importante ricapitolare quali sono, che tipo di istituto, diritto vi conferisce un brevetto. Cioè è un diritto di esclusività, nel senso che
si bloccano i competitori, i concorrenti, e non gli si permette di distribuire, vendere e copiare in sostanza l'invenzione. Importante notare che è un diritto territoriale, cioè il brevetto può essere utilizzato solo nel paese in cui avete depositato la domanda di brevetto ed è arrivata con successo alla fase di rilascio di grant. E, siccome c'era una domanda su cosa fare quando si vogliono intraprendere contratti o cooperazioni internazionali, la risposta credo implicita, beh, se volete fare una cooperazione internazionale in un certo paese, dovete assicurarvi di proteggere la vostra invenzione anche in quel paese, quindi depositare il brevetto anche in quel paese. E ovviamente, apro una piccola parentesi, nella procedura sapete che si inizia normalmente, specialmente in Italia, con un brevetto nazionale, poi avete 12 mesi di tempo per estendere il brevetto in altre nazioni, quindi avete un anno di tempo per decidere dove veramente la vostra invenzione può essere venduta, implementata, sfruttata, e poi decidere in quanti stati depositare e estendere il vostro brevetto, ovviamente possibilmente in Europa usando la procedura brevettuale europea. Tra parentesi, l'ultimo accenno che voglio fare è al fatto che come italiani le vostre domande di brevetto in Italia vengono passate immediatamente con una sovvenzione del governo italiano all'Ufficio Europeo Brevetti che farà la ricerca di anteriorità, farà un primo esame e questo, come in un'intervista che ho fatto ad aprile al Sole 24 Ore, ha fatto sì che da quando l'Italia ha questo accordo con l'Ufficio Europeo Brevetti, il grant rate, la probabilità di ottenere un brevetto europeo è più alta degli inventori francesi, tedeschi e delle altre nazioni che normalmente ci si aspetta siano più bravi di noi. Ok, il brevetto è a tempo limitato, nel senso che la protezione dura un certo periodo di tempo, normalmente 20 anni al massimo dalla data di deposito. È detto one time right, nel momento in cui il prodotto viene immesso sul mercato, il brevetto è esaurito, nel senso se voi acquistate un telefono e poi lo rivendete di seconda mano, non è che il produttore del telefono può chiedervi dei diritti sul telefono o sulla vostra vendita. E, come avete detto giustamente voi, il brevetto è un diritto che può essere trasferito con delle licenze. E un altro aspetto che molti forse dimenticano è che è un diritto relativo, nel senso passivo, relativo nel senso che spesso la vostra invenzione può dipendere da un altro brevetto e quindi non siete nella cosiddetta freedom to operate, quindi dovete stare attenti che la vostra invenzione non ricada in un altro brevetto a cui voi avete portato delle modifiche, perché altrimenti dovete per forza contattare e chiedere il permesso o in qualche modo organizzarvi con l'azienda, col detentore dell'altro brevetto. Per quanto riguarda, anche qui avete già risposto, qual è il ruolo, come deve essere usato un brevetto? E ci sono diverse possibilità. Io comincerei dall'ultimo, visto che, se ho capito bene, vedendo un po' la lista degli iscritti, eccetera, provenendo voi dall'ambiente universitario, stiamo parlando di start-up che cercano fondi, eccetera, quindi a parte vendere
o vendere il brevetto, eccetera. Avere un brevetto, avere depositato un brevetto può essere molto importante nel richiedere i fondi, nel cercare un partner, e quindi, perché questo dimostra la vostra conoscenza del sistema brevettuale, della protezione, e questo sicuramente, può aiutarvi nel momento in cui vi rivolgete a una banca o vi rivolgete, a un investitore. E sicuramente il brevetto è importante perché permette di farvi pubblicità. I brevetti sono pubblici, sono nelle banche dati Spasnet, che Samuele ha menzionato, ma anche in Google Patent, e quindi potete costruire la vostra reputazione sui brevetti. Potete usarli in modo semplicemente difensivo. Brevettate per evitare che altri brevettino la vostra invenzione, anche se voi non volete poi esercitare il diritto, l'aggressività nel bloccare gli altri, però almeno nessuno può brevettare la vostra invenzione e voi potete utilizzarla tranquillamente. È importante anche l'aspetto di cooperazione. Capisco, visto che era un po' basso la vostra risposta, perché ovviamente è la mia idea, però il brevetto può essere usato anche per cooperare con altre aziende. Ad esempio, ieri sentivo in una presentazione sulla Green Technology, l'idea di brevettare Green Technology e anche di condividere idee e invenzioni. Cosa sono i requisiti? Quali sono i requisiti? Beh, direi i requisiti sono, normalmente si fa riferimento a tre requisiti, e voi comunque li avete già tutti indicati, cioè novità, attività inventiva, industrial application, e questi sono abbastanza ovvi. Quello che spesso si dimentica, ci sono due cose che sono un po' critiche, sono il fatto che il brevetto deve contenere un'invenzione, non può essere semplicemente una rappresentazione di idea astratta, lo vedremo nella slide successiva, deve essere una soluzione a un problema tecnico, come voi avete giustamente detto. E l'altro aspetto importante è che la descrizione, le figure, le rivendicazioni, cioè l'insieme della vostra domanda di brevetto, deve spiegare come l'invenzione può essere realizzata e messa in pratica. Non è necessario che voi forniate, non è un articolo, un technical paper dove dovete mettere tutte le formule, tutte le cose, ma dovete garantire a quello che si chiama lo skill person, l'uomo del mestiere, la possibilità di mettere insieme dei pezzi e di implementare la vostra invenzione. Allora, cos'è brevettabile? Sì, come avete detto giustamente voi, una soluzione tecnica a un problema. Sì, le idee, software, teorie scientifiche, metodi matematici, di fatto per sé non sono brevettabili, ma se aprite andate su Espasnet, vedrete che ci sono migliaia di brevetti che contengono formule matematiche, che si fanno riferimento a teorie scientifiche. Esattamente, fanno riferimento a, cioè di per sé non è possibile brevettare queste cose, però se teorie scientifiche, metodi matematici come l'artificial intelligence, ad esempio, sono legate alla soluzione di un problema tecnico, all'hardware che permette di svolgere, di implementare questa soluzione, allora sono brevettabili. E in effetti uno dei problemi è un pochettino, specialmente, insomma, immagino, sto parlando a degli start-upper, è quello sempre di cadere un po' nel problema di non sapere cosa fare nel caso di software, oppure nei metodi terapeutici e quelle che si chiamano eccezioni e esclusioni della patentabilità. Ma in realtà, poi lo vedremo dopo, sono
Cioè, tutte queste cose sono in un modo o in un altro brevettabili, ma vanno presentate in modo opportuno. Samuela, microfono. Riprendo in mano un attimo la discussione perché vorrei condividere con voi un'altra domanda. E prima un'informazione di carattere, un'informazione di servizio, diciamo. In fondo, sulla barra alla base del video che vedete, c'è la possibilità di inviare domande attraverso la chat domande-risposte. Quindi se avete qualche dubbio o perplessità, scrivete. E la domanda, abbiamo cambiato il codice, ma andate sempre su menti.com e il codice è 6671 05 79. E la domanda che trovate è cosa succede ai brevetti che sono prima del loro tempo? Perdonate, fermi tutti. Problema tecnico. Scusate, 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 ho sbagliato domanda. Ripartiamo. Pronti, attenti, via. Sempre stesso numero, 6671-0579. E cos'altro si può imparare da un documento brevettuale? A voi la scelta. Qualcosa nella tecnologia, un trend? Social behavior, inteso come appunto aspetti sociali, aspetti geopolitici legati a particolari eventi storici, l'impatto sull'economia. Wow, grazie per le risposte che stanno arrivando. L'aspetto tecnologico e il trend della ricerca è tra i più alti, ma anche giustificabile dal nostro pubblico. Ma vediamo se riusciamo a stupirvi. Domenico. Ok, grazie. Vedete la mia presentazione o devo rilanciarla? No, devi rilanciarla, grazie. Allora, aspettate perché. Ok, adesso la vedete. Allora, allora sì, è interessante le vostre risposte, ovvie e anche ovvie quelle che avete tenuto basse, diciamo così, ma vi mostrerò che in fondo si può vedere molto di più. In effetti io ho chiamato questa parte, ho intitolato questa parte i brevetti, una finestra sul passato e probabilmente una finestra anche sul futuro. Ovviamente non possiamo predire il futuro. E voglio dire innanzitutto, partendo probabilmente dall'ultima linea di questa slide, che questa finestra è una finestra gratuita che voi potete usare ed è appunto per l'appunto ESPASnet. Tutte le cose che vedrete nelle prossime slides le ho ottenute usando ESPASnet e ci sono anche i link, vi manderò anche i link e potete replicarle. Quindi non ho fatto alcuna alchimia strana, con ricerche difficili che solo gli esaminatori possono fare, oppure solamente usando banche dati super costose o artificial intelligence. No, veramente è una cosa che potete fare tutti voi, eccetera. E la mia idea è quella di dimostrare come i brevetti in effetti possono darvi molta informazione sulla tecnologia, come giustamente voi avete indicato, ma ad esempio anche sulla geografia tecnologica, diciamo, ma anche sulla politica e su altre cose, su come i brevetti rispondano o creino anche comportamenti sociali e spieghino delle cose. Che seguono delle cose che stanno accadendo nel mondo e anche questioni economiche, eccetera. Comunque le vediamo in un attimo. Ma prima vorrei partire da una cosa, diciamo, più tecnologica. E in questo diagramma c'è
praticamente un diagramma temporale che riguarda l'innovazione, i ricavi di un nuovo prodotto, un nuovo servizio innovativo. Si parte con l'introduzione di un nuovo oggetto innovazione, c'è una crescita, c'è una maturità e poi l'oggetto, l'innovazione diventa obsoleta e quindi c'è un declino. Se voi contate, cioè se fate l'integrale di questa curva, o che semplicemente vuol dire nel tempo contare i prodotti che avete venduto o i servizi che avete avuto l'abbonamento, eccetera, eccetera, troverete questa formula, questa curva, la curva ad S. Che fa vedere all'inizio l'introduzione di una nuova innovazione una crescita e poi si stabilizza e diventa di nuovo piatta e al momento in cui l'innovazione diventa obsoleta. E quello che succede in pratica quando si parla di tecnologia, di innovazione, di sostituzione di tecnologie. Si parte con la curva grigia che vedete, poi una innovazione diventa matura, vecchia, e viene sostituita da un'altra, la curva verde, eccetera. Beh, quello che io ho fatto qui, ho detto, posso vedere nei brevetti questa cosa, perché queste sono le definizioni della rivoluzione industriale, la prima, seconda, terza, quarta. È una cosa nota a tutti, l'era del vapore, dell'elettricità, dell'elettronica, del software, eccetera. Posso vedere queste cose in pratica? Vabbè, è difficile sapere adesso quante locomotive abbiamo venduto, quante forse sì, forse no, non lo so, quanti. Ok, ho detto, vediamo un po' se i brevetti possono aiutarmi a ricostruire alcune di queste innovazioni. E quello che ho fatto con ExpressNet, ho fatto la ricerca su le locomotive a vapore. Questo è il diagramma che ExpressNet vi dà automaticamente, non dovete costruirlo voi, basta due, non solo un clic, ci vogliono due clic e ottenete questo diagramma. Quindi non dovete fare alcun sforzo di post-processing, cioè non dovete avere nessuna competenza software, eccetera, cioè lo potete fare sul divano di casa vostra con il vostro telefono, iPad o computer. E ci sono due curve qui. Qui c'è la curva rossa, sono i brevetti pubblicati, depositati ogni anno, e la curva nera è la curva cumulativa di questi brevetti. E come potete vedere, c'è stato un picco nel 1920 e poi è sceso perché poi sono iniziate le elettrificazioni delle linee ferroviarie, eccetera, e quindi abbiamo ottenuto questa curva ad S. Macchine da scrivere, probabilmente immagino voi siete tutti giovani, probabilmente i vostri padri, nonni, voi usate tutti PC, eccetera, un personal computer, ma nel 1900 si usavano le macchine da scrivere elettriche, quindi vedete qui la curva rossa. Poi sono iniziate le macchine da scrivere negli anni 80, le macchine da scrivere elettriche, questa è l'Olivetti, e poi negli anni 70, 80, e poi a questo punto del diagramma, cioè quando c'è un crollo, è perché sono arrivati i computer, eccetera, e quindi le macchine da scrivere sono state abbandonate. Comunque potete già vedere qua che la tecnologia delle macchine da scrivere elettriche ha rimpiazzato quella delle macchine da scrivere meccaniche. Qui giradischi, di nuovo probabilmente andate in cantina o in soffitta, troverete quello dei vostri genitori o nonni. Anche qui interessante la storia, il picco si è avuto nella Seconda Guerra Mondiale perché le truppe americane arrivavano con i V-disc, i Victory Disc, in quanto avevano finalmente inventato il vinile ed erano trasportabili per nave, eccetera. Quindi c'è stato un picco e poi ovviamente sono arrivati i CD e niente. E di nuovo, se io faccio la ricerca di giradischi e CD
player, vedo le due tecnologie, una sparisce, l'altra inizia, le due curve S si integrano una con l'altra e praticamente ottengo quello che vedete che ho riassunto in questa slide. Ho ritrovato queste curve S nelle varie, alcuni esempi, potrei trovarne di più, ma abbiamo poco tempo oggi. E quello che sono anche riuscito a fare con ExpressNet è mettere insieme la sequenza di due tecnologie e quindi avere questo andamento quasi lineare, questo serpente che sale dove una tecnologia ne rimpiazza un'altra e ovviamente voi potreste mettere il CD player, poi l'MP3 e avanti di questo passo, cioè potreste andare avanti. Però e questo non è solamente per vecchie invenzioni, visto la stessa cosa vale per le cassette video, per il DAC che sta sparendo non completamente perché il cordless telephone. Quello che vedo stanno producendo, vendendo dei cordless telephone con il display dove potete fare più o meno le stesse cose che fate col telefonino, però ormai, come sapete, la linea fissa pochi ce l'hanno in casa e si va solamente sul mobile. Interessante, una cosa di attualità, il 2G, 3G, 4G è ormai nei brevetti ormai scomparso perché ovviamente abbiamo il 5G. E di nuovo quindi vedete che anche per cose, e vedete che il 5G sta crescendo con degli alti e bassi, ma anche perché, come sapete, ci sono un sacco di discussioni, Cina, non Cina, eccetera. Comunque, avete delle informazioni, cioè pur non essendo esperto, io non sono esperto in tutti questi settori, perché in teoria dovrei essere esperto in ICT, ma vedrete dopo altre cose dove non ho esperienza, però con i brevetti riesco a farmi un'idea e capire dove come stanno andando le cose. E un'altra cosa che è speciale per voi che ho fatto oggi per la prima volta è questa rappresentazione, cioè anche perché l'ho trovata su Visual Capitalist questo weekend, credo, no, sì, dove faceva vedere, e secondo me sbagliavano, facevano vedere quanto durano i cicli tecnologici. E se io riprendo semplicemente le curve che avevo già fatto e guardo nella curva, la curva S e guardo più o meno dove inizia il 10%, 90%, giusto per avere un'idea, quello che posso vedere è che in passato un ciclo tecnologico durava 100 anni, i motori a vapore, i giradischi 50 anni, i CD player 25 anni, 2G, 3G, 3G, 4G, eccetera, 25 anni. Quindi quello che si nota è che c'è una, sicuramente voi avrete visto quanto in fretta il vostro telefonino, il vostro servizio diventa obsoleto, cioè questa curva S diventa sempre più ripida, le tecnologie dal momento della nascita, dall'introduzione all'obsolescenza impiegano sempre meno tempo. E questa è un'altra informazione così che appare nei brevetti e, come ripeto, potete fare da casa vostra, ma abbiamo parlato anche di geopolitica, di altre cose. Questa è la collezione in ExpressNet, se voi cercate i brevetti francesi senza nessuna definizione di tecnologia, cioè il complessivo, e trovate questa curva abbastanza tormentata. E se andate a vedere questi buchi che ci sono qui e là, scoprirete che questo buco nel 1914-15 corrisponde alla Prima Guerra Mondiale. Ovviamente i brevetti avevano un ritardo o non si brevettava perché le industrie erano impegnate a fare altro. Un secondo buco ce l'avete durante la Seconda Guerra Mondiale.
Poi avete questa caduta nel 73 in avanti, e perché l'ufficio, la Francia, è diventata membro della Convenzione Europea dei Brevetti. È una spiegazione un po' lunga da dare qui, la rimanderei un'altra volta. Però un'altra cosa interessante è vedere questo boom nel dopoguerra. I francesi li chiamano le Trente Glorieuse, sono gli anni di De Gaulle, del boom economico, e questo è di nuovo, chi di voi si occupa di storia, di geopolitica, di eventi, eccetera, vede che anche i brevetti sono un indicatore di quanto accade nel mondo, come la riunificazione della Germania. A sinistra ci sono i brevetti della Germania dell'Est. Prima del 70 non li avevamo nella nostra collezione, ma poi abbiamo iniziato ad averli. Ma nel 1990-91, con la caduta del muro di Berlino, l'ufficio della Germania dell'Est è stato unificato a quello della Germania dell'Ovest, e quindi vedete che i brevetti che salivano cioè i brevetti della Germania dell'Est sono azzerati, ma vengono inglobati nell'ufficio tedesco federale. E anche qui, nel 73, all'entrata in vigore della Convenzione europea, e con la cessione della Germania, c'è un calo, poi ripeto, un discorso. E ovviamente, normalmente non la presento, ma di questi giorni è interessante vedere i brevetti sovietici, anche loro nel 91, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, spariscono e iniziano i brevetti della Russia. Ok, vabbè, sembra che un giorno dovremmo rivedere i brevetti dell'Unione Sovietica salire, e probabilmente non avremo più brevetti della sola Russia. Vedremo che succede. E un altro, secondo me, esempio interessante è sempre geopolitica, o cose che uno non si aspetterebbe di vedere nei brevetti, sono i brevetti fatti da Cuba. Cuba, nonostante sia una piccola nazione, in realtà, nonostante tutte le vicende politiche che potete immaginare, è una nazione con, addirittura, beh, come sapete, hanno prodotto il loro vaccino per il Covid, ma hanno una tradizione nelle biotecnologie e in altre tecnologie interessanti. Quello che si vede qui è che fino al 1950, Cuba depositava dei brevetti anche negli Stati Uniti, cioè c'era un brevetto cubano, priorità cubana, depositato negli Stati Uniti. Poi con Che Guevara, Fidel Castro, eccetera, l'embargo, questo non è più stato possibile fino negli anni 2000, quando con l'amministrazione Clinton, Obama, eccetera, si sono riaperti i canali diplomatici, industriali, eccetera, e sono riprese le pose di domande, il trasferimento di domande di brevetto cubane in America. Quindi, vabbè, una piccola storia questa, ma inaspettata anche per me, devo dire, ma non solo. Vorrei raccontarvi qui brevemente il buco dell'ozono. Anni 80, io andavo all'università, forse voi non eravate ancora in giro, diciamo, ma venne scoperto, cioè credo che sia stata una scoperta molto interessante, perché non era il semplice inquinamento dell'acqua, le piogge acide, cioè cose che potevamo vedere noi stessi, c'era questo fenomeno dei gas utilizzati nelle bombolette spray, nei frigoriferi, nell'industria, eccetera, i clorofluorocarburi, si combinavano con le particelle di ozono nell'atmosfera, e in particolare sull'Antartide si era creato un buco, che è visualizzato in queste
in questo diagramma e faceva sì che i raggi ultravioletti arrivassero sulla Terra, non venissero più bloccati, e questo crea dei problemi all'ambiente. Ci fu ovviamente un processo complicato, ma ci fu un accordo fra gli stati nel 1987, il protocollo di Montreal, per far sì che le aziende trovassero delle alternative a questi gas, nelle bombolette spray, nei frigoriferi, eccetera. E quello che si può notare è che a partire dall'87, nella parte superiore del mio diagramma, vedete che l'emissione dei gas, le percentuali di questi gas nell'atmosfera crollano, e allo stesso tempo, cosa è successo? Sono cresciuti i brevetti. Quindi i brevetti, diciamo, questo per dire che i brevetti seguono molto ovviamente le direttive comunitarie, i trattati internazionali, eccetera. E sempre per parlarvi di un argomento un po' scomodo in questi giorni, esiste un trattato simile, Ottawa, anche lui canadese, ma per la distruzione, per l'eliminazione proibizione dell'uso, produzione, eccetera, delle mine anti-uomo e della loro distruzione. E interessante quando questo trattato è entrato in vigore nel 1997, si è visto una crescita, come potete vedere da questo diagramma, di brevetti per eliminare le mine anti-uomo. Avrete visto in televisione in questi giorni in Ucraina i campi minati, macchine che dribblano le mine, eccetera. Comunque ci sono tutti dei brevetti con macchinari e metodi per eliminare questi, per come si dice in italiano, bonificare i campi minati. Come vedete, l'industria ha risposto a questo trattato e ha iniziato a brevettare nel settore. Un'altra, parlando adesso di un pochettino di economia, questa è la curva dei brevetti cinesi. Allora, come ho spiegato, la curva rossa sono i brevetti annuali pubblicati, brevetti, modelli di utilità, e come vedete siamo nell'ordine del 4 milioni e più. La cosa che vi voglio far notare è che la Cina da sola ogni anno, a partire credo dal 2016-2017, brevetta più che tutti gli altri paesi del mondo messi insieme. Questo per dire quanto è grande, quanto è potente è grande l'economia cinese. Sempre sulla parte economica, come i brevetti influiscono, stavo perché dovevo comprare una macchina nuova, e beh, poi la mia storia è anche Fiat, quindi seguo queste cose. Le fuel cell, le celle combustibili per automobili, e ho trovato in questa brochure della Toyota questa curva sul costo delle celle combustibili per auto che sono decresciute dal 2008 al 2025 del 95%. Io ho preso questo dato, io non lo contesto, non lo posso verificare. Però la cosa che è interessante, io sono andato a vedere, ma che è successo nel frattempo ai brevetti? È interessante vedere la curva in rosso, che è esattamente la reciproca dei costi delle celle combustibili. Cioè, più sono aumentati i brevetti, più è sceso il costo. E credo che questo sia interessante. È un altro indicatore, un altro modo per capire come potenzialmente il costo di un prodotto, di un servizio, possa scendere. Un altro argomento, io non conosco nulla di,
di gas liquido naturale, liquefatto, che è un tema, beh, che di questi giorni è molto, molto dibattuto, come purtroppo sappiamo. E così ho detto, vabbè, vediamo un po' cosa succede. E niente, questo è il brevetto, sulla sinistra il brevetto di questo tipo di serbatoio che si chiama MOS, come la top model, norvegese il brevetto, che viene, avrete visto sicuramente queste navi nei telegiornali o sui giornali, eccetera. E niente, questo ed è praticamente il brevetto pioniere per trasportare gas naturale liquefatto via nave. E di nuovo, poi ho guardato un po', ho letto un po' in Wikipedia, ho cercato un po' di capire di cose e ho trovato questi diagrammi. Queste sono la flotta delle navi che trasportano il gas. E questo diagramma invece sono le navi varate negli anni a partire dal 1960-70 in avanti. E potete vedere una certa correlazione col numero dei brevetti che riguardano queste navi. Ho cercato esplicitamente navi per il trasporto del gas. E come vedete c'è una concordanza. Così. Non sono specialista, ma interessante osservare questa cosa. Potrebbe essere un argomento che qualcuno di voi può studiare. Espacenet also anche vi dà la possibilità di analizzare quali sono le nazioni che brevettano di più, quali sono in quali nazioni si brevetta, quali sono le nazioni che originano questi brevetti e quali sono le aziende, gli inventori, eccetera. Io qui ho raccolto un po' di informazioni, ma queste sono di nuovo un one click away, li potete trovare immediatamente. La cosa interessante è vedere che tanto sono i grandi costruttori di navi coreani, giapponesi, cinesi, americani, ma c'è anche Gas Transport e Technigas, che è un'azienda francese che è molto attiva, nonostante che la Francia non abbia veramente, cioè non credo produca gas, hanno le centrali nucleari, hanno altre possibilità di produrre energia, ma la lungimiranza probabilmente, e come sappiamo noi in Italia non l'abbiamo avuta, infatti non ci sono brevetti italiani, tra parentesi, ci sono brevetti norvegesi, francesi, addirittura brevetti austriaci. Vabbè, questo era, si potrebbe discutere molto su questo. E arrivo a un altro punto che vorrei, durante la pandemia, ovviamente era ovvio per me vedere cosa c'era nei brevetti. E la cosa interessante è che, come voi sapete, vabbè, la storia cos'era il pangolino, la storia dei wet market a Huawei, sì, Wuhan. La prossimità degli uomini, della natura, il cambiamento climatico. Beh, ho fatto la ricerca semplice, cambiamento climatico e coronavirus, e in effetti si trovano già nel passato, negli anni 80-70, cioè quando hanno sono stati scoperti questi coronavirus, c'era un link tra i cambiamenti climatici e la diffusione dei coronavirus, perché la prossimità uomo, eccetera. Quindi i brevetti raccontavano già delle storie che poi purtroppo noi abbiamo verificato dal vivo, e come vedete qua ho citato due articoli, Harvard University e WHO, l'Organizzazione della Sanità, che parlano proprio di queste cose. Ma i brevetti già in passato ce l'avrebbero detto se l'avessimo letti. Samuela. Sì, riprendo in mano la presentazione del secondo per un paio di altre domande e arrivo subito con la domanda. Ecco qua.
Pensate che i metodi che riguardano la riduzione della povertà o l'ineguaglianza di genere possono essere brevettati? Sì, no, non ho nessuna idea. Tra le altre cose, Domenico, ti dico che abbiamo un paio di domande in chat e quindi magari riserviamoci qualche minuto se riusciamo Sì, io per risponderle. andrò veloce sull'ultima parte, Ok. poi comunque nelle slide e poi Sì, poi le slide saranno condivise, quindi troveranno tutte le informazioni necessarie. troverete anche la mia email e potrete scrivermi se avete altre domande che non riusciamo. Ok, perfetto. E passiamo alla prossima. Può un'invenzione di un principio fisico non conosciuto essere brevettata in pratica? Ok, wow, una predominanza di no. Riuscirà Domenico a stupirvi con questa risposta? Passiamo all'ultima, credo. Anzi, le ultime due. Può un'invenzione che magari è stata fatta nell'ambito della chimica essere poi applicata a un altro ambito, per esempio, legato all'elettricità? Abbiamo una preferenza anche qua per una sola risposta, yes. Ok, grazie per le risposte. Un'ultima. Cosa succede a brevetti che sono più, diciamo, che non vengono nel momento giusto, che anticipano, il loro mercato, le loro necessità, una volta che sono scaduti? Abbiamo la preferenza per libertà di uso di brevetti scaduti. Ok, Domenico, Ok, illuminaci su questo punto. perfetto. Allora io adesso faccio di nuovo lo sharing. Grazie. Ok, sono di nuovo online. Perfetto, sì, vediamo tutto. Beh, allora rapidamente, si può brevettare la riduzione della povertà? Non voglio fare considerazioni politiche qua, però allora, se voi cercate riduzione della povertà, eccetera, che tra parentesi la cosa importante qui è che mi sto riferendo ai Sustainable Development Goal delle Nazioni Unite, e troverete in effetti dei brevetti. Delle domande di brevetto, non so poi se sono arrivati allo stadio di brevetto o no, però effettivamente ci sono dei brevetti che in qualche modo si riferiscono e sono interessanti, sono principalmente riguardano la fintech, cioè microcredito e tutte quelle cose, monitoraggio di aiuti, eccetera. Quindi ci sono delle informazioni, non moltissime, ma la stessa cosa sul gender equality. E qui è interessante vedere, ci sono ovviamente il titolo è un po' fuorviante, cioè ottimizzare la violenza contro le donne, vuol dire non fare violenza alle donne, ma ci sono dei sistemi per assault prevention, vabbè, poi. Non mi piace parlare di queste cose, femminicidio. Comunque ci sono tutte queste cose, ma non solo violenza, ma anche Management Method and Design for Recruit, cioè sono dei brevetti, anche secondo, per cercare di fare aumentare la percentuale di durante le interviste, avere più donne come candidati nelle selezioni, evitare di assumere solamente uomini, quindi anche questo ci sono i brevetti. L'altra cosa interessante, visto che siamo all'università, è ci sono i brevetti che possono essere utilizzati, almeno le idee,
se sono brevetti scaduti o se non sono applicati in Italia, ad esempio, come far funzionare meglio il technology transfer. Poi li leggerete poi con calma. Se cliccate su ogni brevetto, avete il link, non voglio perdere troppo tempo su questo. Sì, è vero, no, non è vero, si possono brevettare. Si possono fare dei brevetti su cose di cui non avete la spiegazione, tecnica. Ci sono 34.000 brevetti o patent families, quindi molti più brevetti, che menzionano surprising results, surprising effect. Cioè sono dei brevetti dove l'inventore dice, beh, io ho messo insieme questi componenti, funziona, ma non so perché, però funziona. Ti dico come montare, costruire la cosa, eccetera. Quindi il brevetto si può essere dato. Tra parentesi, l'equivalente di questo anti-TEF electronic tag, uses non-linear frequency divider, l'equivalente europeo, io ho concesso il brevetto, usa un diodo di cui, tra parentesi, su cui ho fatto la tesi, eccetera. Però l'inventore dice no, è sufficiente che tu metta il diodo lì, funziona e per noi va bene. Quindi è possibile brevettare cose di cui non si sa dare la spiegazione. E non l'ho citato qui, ma se la famosa fusione fredda di Flash e Ponce e Flashman del 1980, eccetera, è il caso tipico. Bridging Technical Field, non perdo tempo qui perché l'avete tutti. Fa piacere che sappiate che bisogna combinare i brevetti, si possono combinare invenzioni, applicare invenzioni da un campo tecnico a un altro. E ad esempio, il quant effect, che è un effetto aerodinamico. Che viene usato nelle Formula 1, nelle macchine, elicotteri, eccetera, scoperto da un scienziato rumeno che potete a casa provare voi stessi con un cucchiaino e il vostro rubinetto. In realtà viene usato principalmente nelle macchine, nelle fotocopiatrici per separare il toner. E l'ultima slide che vi presento è un'invenzione del 1887 che non ha mai avuto applicazione perché era troppo complicata, non generava, era un motore a scoppio che non generava molta potenza, ma consumava poco e a quell'epoca no, non serviva avere dei motori particolarmente efficienti perché la benzina costava poco, ma il famoso Atkinson Cycle che viene usato oggigiorno in tutte le macchine elettriche, le macchine ibride, scusate, perché la combinazione di motore elettrico e di questo motore permette di consumare meno e si può fare riprodurre questo ciclo in modo molto più semplice, meccanicamente. E questo per dirvi che, del resto, potete usare invenzioni del passato. La vita tecnologica può essere mol è molto più lunga della vita legale di un brevetto. E niente, quindi quando inventate, guardate cosa è successo. Cioè, tutto quello che è vecchio come me non è da buttare, sono delle cose che potete sicuramente utilizzare. E questo non vale solamente per invenzioni meccaniche, ve la leggerete poi con calma dopo, ma ad esempio anche le convo con Le CNN, che sono le reti neurali che non mi viene più adesso il termine, sono state inventate 20 anni fa, ma siccome non esisteva un supporto tecnologico per metterlo in pratica, solamente a partire negli ultimi 2 o 3 anni
riusciamo a fare degli scanner che riconoscono meglio la scrittura e convertono in digitale. Quindi ci Testi. sono delle tecnologie vecchie che io chiamo le sleeping beauty, le belle addormentate, ma poi solamente quando arriva il technology prince, il principe tecnologico che risveglia e le rende, le può mettere in pratica. Con questo final rush chiudo la mia presentazione. E posso già Bra rispondere alla domanda? Certo. Cioè, Posso già quella lì rispondere? ne ho un'altra io. Sì, Ok, poi. posso già rispondere alla domanda così acceleriamo e non tratteniamo le persone più lunghe. Ok, sì, in effetti io ovviamente. Non so, scusami un attimo, Domenica, non sono sicuro che tutti possano vedere dalla Sì. domanda. La domanda è se il ciclo di vita di una tecnologia è diverso a seconda del campo di applicazione, dal Esatto. medico al farmacologico Certo, all'ingegneria. perfetto, perfetto. Effettivamente il ciclo di vita di una. Nel campo medico, medicale, farmacologico, eccetera, il ciclo di vita è più lungo, uno perché le malattie durano di più, ma vabbè, questa era purtroppo era una battuta, ma più lungo anche perché la procedura per arrivare sul mercato, quindi con il clinical trial, la certificazione, eccetera, per cui addirittura esiste il Supplementary Patent Certificate che permette di prolungare di un certo numero di anni il brevetto e quindi nel campo medico è una cosa che possiamo provare, posso fare, ma sicuramente, beh, una cosa che vi posso dire, la PCR, potevo anche metterla, questo l'ho visto, la PCR, la famosa. Che non mi ricordo il termine medico esatto, è il brevetto del mondo più citato, vecchio non so di quanti anni, e continua a essere citato. Questo per dire continua e andrà avanti chissà per quanto tempo. Quindi, sì, sicuramente è una cosa interessante. Grazie per la domanda. Cercherò di vedere, di vedere E qualche. ne ho un'altra velocissima che non Certo. è lì, è sempre sul life cycle, quindi è più un commento forse che una domanda. Quindi il life cycle può essere anche utile per vedere quando introdurre, ad esempio, sul mercato una nuova tecnologia, perché Esatto, appena si vede che. esatto, cioè effettivamente l'altro problema, e questo l'avete capito, vabbè, anche da questo motore, vabbè, il motore Atkinson era nato per altri scopi, ma ad esempio. Il brevetto fatto dalle CAN sulle CNN, sulle reti neurali, probabilmente, vabbè, lui l'ha fatto come professore, eccetera, però probabilmente poteva aspettare un pochettino perché adesso il suo brevetto è scaduto, quindi c'è anche una strategia, però il rischio è che se non lo brevetto, qualcun altro lo può Qualcun brevettare. altro lo copia. E quindi questo sicuramente, è un po' la strategia di capire qual è il momento buono. E non anticipare troppo, però il rischio è che, però appunto magari uno può brevettare l'idea generale spiegando come si può costruire l'idea generale e poi lentamente aggiungere brevetti Esatto. specializzando e Costruire. quindi prolungare la vita, la protezione. Quindi TTOs, Technology Transfer Office, eccetera, sono lì per. Effettivamente, infatti, la domanda Esatto, arriva da è qua Samuela, per. non per niente. Esatto, infatti volevo ricordare a tutti che questo webinar è stato promosso da PINC, Promozione dell'Innovazione e del Know-how, che è l'ufficio di trasferimento di conoscenza di Ca' Foscari. Quindi, che voi siate Ca' Foscarini o no, rivolgetevi al vostro TTO, a noi in particolare, quando avete bisogno di raggiungere fuori il territorio intorno a voi, le aziende, il settore privato. Con la vostra ricerca e le vostre innovazioni e ricordatevi soprattutto di proteggerle. Grazie a tutti di aver partecipato, grazie a Domenico per la sua brillante e veramente ricca di informazioni presentazione e anche per essere riuscito a stare nei tempi. Abbiamo sforato solo di 5 minuti. Ringrazio tutti, spero di rivedervi presto a qualche altra iniziativa di Pink. A presto. Grazie a voi e nelle slide ci saranno delle slide nascoste dove ci saranno altri esempi, ma il tempo era quello che.
potevamo purtroppo, fare. sì. Grazie a tutti, grazie, buon pomeriggio.